qui in alto mi sono trovato, cosa unica, mai capitato, tre maglie, che sono io, uomo politico, deputato dal 1972 del MSI e poi di AN, primo volontario del RSI, cioè Repubblica Sociale Italiana, ad essere membro di un governo della Repubblica Italiana, ministro per gli italiani nel mondo dal 2001. Bella, bella cosa. Se io devo pensare a voce alta, come mi capita sempre durante la mia vita, dico che parlare di fronte agli altri, di me stesso, è una cosa persino curiosa per me. Arriviamo al Ministero degli Esteri sicuri di dover ricostruire con Tremaglia un racconto biografico, cronologico, partendo come sempre dalla famiglia e dall'infanzia. Ma ci accorgiamo presto che la sua vita non è scandita dalle date, ma da alcune priorità che riguardano avvenimenti e persone. Così, il prima e il dopo lasciano spazio a quello che conta di più, a quello che ha un grande significato, a quello che comunque è in cima ai suoi pensieri. E in questa posizione c'è un solo nome, Marzio, un figlio amato, perduto troppo presto e ritrovato in ogni momento della sua giornata di uomo e di politico. Davanti a me c'è sempre questo angelo custode, che mi guida, che mi dà le idee e che mi fa vincere, e che è Marzio, mio figlio. È lui che è scomparso da tanti anni, perché è nel 2000, e che ogni giorno è lì, in quella nuvoletta che quando morì Andrea, il figlio, disse: guarda papà che sei su quella nuvola che io ti vedo. Lui mi ha lasciato tante cose. E c'è una lettera indirizzata a me dove lui dice, tra l'altro: io ho avuto la fortuna rara, dice Marzio, che credo pochi abbiano, di non aver mai avuto dubbi su quale fosse lo spirito giusto per affrontare la vita. Anche, dice di me, anche con un carattere molto diverso, però condividendo sempre l'essenza profonda delle cose che dicevi o facevi e invidiando un poco quella giovinezza dello spirito che io continuo a vedere in te, con una brillantezza che mi commuove. Io onestamente credo di non averti mai deluso, e questa è stata per me una soddisfazione grandissima, una delle più autentiche che abbia mai vissuto. Io sono stato l'ultima volta in Brasile. Brasile, questo immenso stato. Ma appena sono arrivato a Rio, mi hanno portato all'ospedale dove si inaugurava un padiglione con il nome di Marzio. E poi sono stato a Curitiba, dove c'è una scuola d'arte a nome di Marzio. E così. Poi ovunque, i circoli a nome di Marzio. Chi è questo Marzio? E allora ricordo come 15 giorni prima di morire
lui scrisse questo credo. Credo nei valori del radicamento, della identità e della libertà, nei valori che nascono dalla tutela della dignità personale. Sono convinto che la vita non può ridursi allo scambio, alla produzione o al mercato, ma necessita di dimensioni più alte e diverse. Penso che l'apertura al sacro e al bello non siano solo problemi individuali. Credo in una dimensione etica della vita che si riassume nel senso dell'onore, nel rispetto fondamentale verso se stessi, nel rifiuto del compromesso sistematico e nella certezza che esistono beni superiori alla vita e alla libertà per i quali a volte è giusto sacrificare vita e libertà. La prima volta che ho cambiato la Costituzione, eravamo nel 99 e c'era ancora mio figlio, il quale si divertiva su di me. Non vi leggo un pezzo che ha scritto sul Borghese, quando lui diceva di me, diceva: io invidio mio padre, ma mio padre è partito per la guerra e non è ancora ritornato. Diceva che avevo sempre questo spirito combattivo e che non mollavo mai. Lui era molto più rigoroso. E allora ricordo il telegramma che mi mandò, che aveva un po' anche di questa caratteristica. E diceva: la Costituzione, la Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza, è stata cambiata da un ufficiale della Repubblica Sociale Italiana. Congratulazioni. Faccio la Cecoslovacchia e chiudiamo lì. Pronti? Silenzio. Riprendiamo da Valpo. Quando a scuola mi davano i temi sull'Italia, eravamo 5 fratelli, 4 fratelli e una sorella. E allora quando mi davano quei temi io andavo da mio papà, che era l'ufficio provinciale del tesoro, e li facevo da lui, questi temi patriottici. Così come a casa, beh, io ricordo, avevamo questa radio ed era una cosa emozionante. Ricordo seguire alla sera quelle che erano le tappe di Italo Balbo, questa corsa con questi idrovolanti che scavalcavano l'oceano, questo grandissimo credito che l'Italia aveva, questa impresa surreale quasi, che aveva mai fatto nessuno per andare nelle Americhe, la crociera di Italo Balbo. Voi sapete che l'Italia non ha le strade intitolate Italo Balbo, ma l'America sì, a New York, ma a Chicago. E a Chicago fanno feste, mi hanno invitato. E un giorno andrò, se la fa l'America, non capisco perché non lo potremmo fare noi. Ma noi in queste cose siamo in un ritardo, virgolette, voluto. Balbo, c'è la strada in America, non c'è qui in Italia. Dicevo, l'educazione familiare, certamente, ha avuto la sua grande importanza. Poi noi ci siamo, mio papà è partito nel 1940, è emigrato, perché noi siamo in cinque, eravamo in 5 figli e naturalmente cercava di avere qualche lira in più. E allora è andato a Gondar, è andato col primo genito, mio fratello Mario, poi però è scoppiata subito la guerra e siamo rimasti tagliati fuori. Mio fratello è tornato con il permesso del viceré perché faceva medicina
e noi non l'abbiamo più visto, perché poi mio papà è stato richiamato alle armi ed è morto prigioniero di guerra degli inglesi al forte Baldissera ad Asmara, ed è lì è sepolto. Un giorno il presidente Ciampi è andato a Cefalonia e io sono andato con lui. Ha fatto un discorso di commemorazione per i martiri di Cefalonia. I nostri soldati che sono stati massacrati, lui ha detto, da Hitler, e ha aggiunto, rimasti senza ordini e colpevolmente abbandonati. E io ho detto al presidente, hai fatto un discorso forte che io condivido al 100%. E poi ho aggiunto, tu sai che l'8 di settembre, quando il re è scappato da Roma, è rimasto senza ordine un popolo e un esercito, e vi è stato un telegramma di Hitler a Mussolini pubblicato da Rosso e Nero da De Felice, dove Hitler diceva, se voi, a Mussolini, se voi non diventate capo della nuova Repubblica Sociale Italiana, io mi comporterò in Italia come ho fatto in Polonia e peggio. Per cui noi siamo partiti volontari, sia per motivi di onore e sia perché c'era questo stato di necessità per difendere la nostra terra e per fare in modo che Hitler non facesse quello che ha fatto in Polonia. Partì per la Repubblica Sociale Italiana con tanto entusiasmo. E siccome avevo entusiasmo, la Repubblica aveva fatto 9 scuole allievi ufficiali e io andai alla scuola di Modena della Guardia Nazionale Repubblicana, e quando noi finimmo i corsi, siccome eravamo bravi, capaci, belli, avevamo una divisa bellissima, eravamo anche gli anni bellissimi, 18 anni, 17. E allora ci dissero che dovevamo andare sul fronte interno, cosa che a noi non piaceva, perché noi volevamo andare a fare la guerra. E allora arrivò un grande generale, il generale Mischi, che era alto 2 metri, e c'erano le divisioni, l'Italia dei Bersaglieri, la Monterosa, degli Alpini, a San Marco, e che erano addestrate in Germania, che tornavano. E allora il generale Mischi ci disse che se volevamo noi potevamo andare al fronte con una di queste divisioni, dovevamo rinunciare alla camicia nera e dovevamo fare dell'addestramento sulle armi tedesche.